Questa è la busta paga di un lavoratore che lavora sui servizi fiduciari all'interno del Tribunale di Perugia. Siamo passati in 4 anni con 4 aziende differenti da uno stipendio di 1.200 euro a 790 euro al mese. Questa è la paga oraria, che è un contratto pirata per la quale non firmatario da CGIL, CISL, UIL, in una condizione di totale ricatto, questi lavoratori sono stati costretti a far applicare questo contratto in un cambio d'appalto che ha fatto perdere i diritti dei lavoratori. Pensiamo che sia una cosa gravissima, tanto più che questo avviene all'interno del Tribunale di Perugia, che è un luogo dove dovrebbe essere simbolo del rispetto delle regole e quindi anche l'applicazione del contratto nazionale di lavoro, quello firmatario da CGIL, CISL, UIL. Siamo nella condizione dove appunto si può essere in una giustizia sociale quando si è poveri pur lavorando. Questi lavoratori con questi stipendi sono sulla soglia della povertà, che è appunto vicino allo stesso reddito di cittadinanza. Pensiamo che sia gravissima questa cosa e quindi è necessario che si rifaccia un cambio d'appalto, che si assegnino un lavoro a aziende che rispettano il contratto nazionale di lavoro. Questo vale in questa situazione, ma in tante situazioni. Per queste ragioni, domani la CGIL e la UIL invitano i lavoratori a scioperare la manifestazione a livello nazionale. Siamo in una condizione di totale ricatto, perché a 4,57 euro all'ora non ci sarà mai nessuno che potrà difendere la salute e la sicurezza dentro ai posti di lavoro e non potrà difendere mai i suoi diritti. D'allarme viene proprio dal disagio che stanno vivendo i lavoratori, da ridare dignità ai lavoratori, perché lavorare in queste condizioni è praticamente impossibile.